partono insieme e potrebbero fare trenino in gruppo. Fammi vedere Alessandro con quanto ritardo parte, anche se oggi sarà abbastanza dura. Edelman, ecco, fino alla settima posizione, fino a Edelman siamo a un minuto. Manninen 1.28 insieme a Kirkkaisen, Shapui 1.30 ma destinato probabilmente a perdere. Anche Coxen rispetto al solito ha un'ottima posizione di partenza. Alessandro 1.48. Sì, però Alessandro da prime 15 posizioni lo è sicuramente. E sono punti pesanti per entrare nelle prime 10 piazze nella classifica di Coppa del Mondo. Considerato che deve approfittarne che non c'è Bildemond. Esatto, ma anche Spillane non è così lontano. Gotwald solo 37esimo, Arungaldier 40esimo, però con chance di entrare in zona punti. Michelli 43esimo, per lui vale lo stesso discorso fatto in precedenza per Arungaldier. È chiaro che sarà importante accodarsi a Sebastian Asenai. Dunque siamo alle ultime, chiude il 56esimo Calafio con 5.03. Perché qui conquistò il primo podio in carriera, dobbiamo tornare indietro negli anni, al marzo del 96, quindi 14 anni or sono. Io credo che Mohan e Manninen, se abbiamo miglior Manninen, possano rientrare su De Niffel. Bisognerà vedere se potranno recuperare un minuto su Mario Stecker, che sarà il secondo a prendere il via. Il conto è citato Manninen e le vittorie, soltanto il 50% le ha portate a casa lui. In più del 50% di quel gruppetto le ha portate a casa sotto lui, quindi insomma. Però insomma, non capita tutti i giorni di avere un trenino da 87 vittorie che parte insieme in una gara di combinata nordica. E probabilmente l'anno prossimo non l'avremo di sicuro, quasi di sicuro. Probabile che qualcuno di questi, Manninen in primis, non ci sia più. Per quanto riguarda l'Italia, Pittin parte con il 24 e 1 minuto e 48 da recuperare, chance di entrare tra i primi 15. Arungaldier con il 40 e 2 minuti e 41 da recuperare, Michelli con il 43 3 minuti e 08 da recuperare. La zona punti per Michelli è lontana un minutino, per quanto riguarda Arungaldier una trentina di secondi, quindi ci sarà da lavorare per gli azzurri, ma insomma lo sapevamo. Comunque un Alessandro, visto che siamo anche alla fine della stagione, possiamo dire una grandissima stagione. Teoricamente avrebbe potuto aumentare il suo palmarès se avesse fatto i mondiali juniores, perché lui era ancora dentro quest'anno nei mondiali juniores, sì. Poi c'era la preparazione olimpica, gare di Coppa del Mondo, tutto quello che vuole. Però avrebbe avuto anche vita abbastanza facile nei mondiali juniores, perché atleti che in genere arrivano parecchio staccati rispetto a lui in Coppa del Mondo hanno fatto bene, però ormai Pittin è proiettato su un'altra dimensione, quindi è stato giusto saltare quell'appuntamento. Credo che oggi possa entrare nei 15, difficile fare meglio perché il terreno da recuperare è parecchio e la posizione di partenza non eccezionale. Così come per gli altri non sarà così semplice entrare in zona punti, anche se le chance ci sono. Dal punto di vista tattico questa gara vivrà sulla rimonta di Manninen, Kirkkaisen e Mohan. Di quelli davanti Pavel Hurri potrebbe provare ad accodarsi, il miglior Tino Edelman, ma però il miglior Tino Edelman lo vediamo da almeno un mese e mezzo, e sugli altri dubito. È interessante la strategia di Stecker. Stecker o parte a tutta, ma mi sembra impressione che abbia guadagnato. Sì, beh, su De Niffel è anche facile. De Niffel è dietro a Stecker. C'è Runanen che ha perso. Runanen. Ecco, Stecker o parte a tutta e quindi cerca di fare gare in solitario difendendo un minuto di margine su Mohan e Manninen, o se no deve risparmiare energie per i primi 6 chilometri, farsi raggiungere e riuscire a battere gli altri in volata. Però poi riuscire a battere gli altri in volata è dura, è molto difficile, non è molto facile. Io opterei per la strategia numero 1. L'impressione è che Stecker sia partito molto forte, perché Runanen, che aveva 6 secondi di distacco, non è riuscito ad accodarsi e il distacco rispetto a De Niffel è sceso. Chiaro che De Niffel, l'atleta che è mai salito sul podio in carriera, non è un punto di riferimento importante. Bisognerà capire il margine giro dopo giro nei confronti di Mohan e Manninen. Ecco, anche su Mohan e Manninen ci sono dei dubbi, perché non è detto che Manninen riesca a tenere il passo di Mohan. Sì, sacrosantamente vero, anche perché è un po' difficile capire il Manninen, almeno per me è abbastanza difficile capire il Manninen di quest'anno, il Manninen che abbiamo visto nelle, anche se bisogna dire che nelle poche apparizioni di Coppa del Mondo è andato quasi sempre sul podio, quindi
a parte nell'ultima gara dove è stato 17esimo, ma ormai parliamo di parecchi mesi fa, perché stiamo gennaio, inizio gennaio, di Oberhof, il 3 di gennaio, quindi è difficile capire il Mohan di Coppa del Mondo di quest'anno. Scusa, il Manninen di Coppa del Mondo di quest'anno. I risultati dicono 4 gare, 2 vittorie, un secondo posto e poi quella mezza debacle nella seconda gara di Oberhof. Però adesso siamo nel post Olimpiadi, dove è stato scaricato tutto, se vuoi insomma assimilato, dato tutto quello che bisognava dare. Bisogna vedere qui cosa si sente di dare Manninen in queste ultime gare. Ma una risposta l'avremo già a chilometro e 400 metri, c'è da dire che Manninen, così come Kirkkaisen e Mohan, si è sempre trovato bene da questa parte, da queste parti. 3 successi per Mohan, 3 per Kirkkaisen, no, 2 successi per Mohan, 3 per Kirkkaisen e 3 per Manninen. Quindi tracciato che tutto sommato è adatto alle caratteristiche di questi atleti, è vero che nel corso del tempo e forma di gara sono cambiati, però il tracciato poi rimane questo. Vediamo, io credo che già al chilometro 4 possano viaggiare con 1 minuto e 10 di distacco rispetto a De Nifol. Bisognerà capire il distacco rispetto a Stecker che ha recuperato solo 3 secondi non rispetto a De Nifol. Recuperato molto, infatti si è sceso a 25 il suo distacco dai 29 di quando era partito. Tino Edelman è a 56 secondi. Avevamo detto 1.10, sarà forse 1.15 il distacco di Manninen e compagnia. In questo momento tira Manninen con Kirkkaisen in scia, poi Mohan in terza posizione, si è accodato un finlandese che potrebbe essere Tallus, no, è Pavel Hurvi con tuta simile, la tuta della Repubblica Ceca, e poi c'è un tedesco a chiudere questo gruppo. Ma vediamo. Ma è Ruzek il tedesco. Manninen, stavo vedendo il gruppo Manninen, è sceso a 1.12 con Hanno, quindi in una decina, partiva con 1.30, giusto? Quindi una ventina di secondi, sì. È riuscito a rosicchiare. Chapuis, stavo guardando anche lui, beh, insomma, analogo più o meno il discorso. Eh beh, no, analogo no, perché si è staccato. Perdonami, scusami. Non ha tenuto il passo di Manninen e Mohan come era prevedibile. Ha perso 1.30, ha perso qualche cosa. Quindi va avanti con il suo passo, tanto insomma l'obiettivo per lui è arrivare nei primi 26, credo che non ci siano problemi da questo punto di vista. Primi 26 significherebbe vincere la sfera di cristallo. Vediamo anche Pittin. Sono curioso di vedere Drummel, perché è un Drummel che ha guadagnato una decina di secondi, 11 secondi. Sì, ha recuperato 4. 6 posizioni anche. Non è male. Mentre ho l'impressione che Pittin non sia partito, infatti Pittin non è partito. Vediamo. Quindi non c'è Pittin in questa gara, peccato, perché secondo me facendo gara insieme a Drummel poteva arrivare comodamente tra i primi 15, però evidentemente Alessandro risparmia energie in vista della gara di domani. Chiaro che per quel discorso prime 10 posizioni Coppa del Mondo, esatto, l'assenza di oggi è pesante. Io è quello che non riesco, mi lascia un pochino perplesso Massimiliano, perché insomma 10 oggi ha fatto di non avere fra i piedi Bildemont, non l'avrà neanche domani, per carità del cielo, però insomma portare un po' di punti a casa oggi e magari anche domani non era male, No, non era male, comunque insomma la scelta è stata questa e come tale l'accettiamo. Intanto Stecker qualcosa ha recuperato nell'ultimo chilometro e si porta a meno di 20 secondi di distacco da De Nifel. Bisognerà capire invece il distacco di Manninen e Mohan, che potrebbe già essere sotto il minuto. Se il ritmo è questo, anche Stecker potrebbe avere minuti contati, perché da dietro si riportano sotto comodamente. Non tanto il terreno che transita in questo momento guidato da Bieler, poi c'è anche Broder, Runel, ma quelli che inseguono ancora più indietro. Vediamo Broad 33 secondi, Runanen qui, vediamo transitare Tino Edelman, a quanto Edelman? Una cinquantina di secondi scarsi, però dietro sono già sotto il minuto. Ha guadagnato adesso ancora qualcosa Edelman. Sì, però non fa fede perché conta il tempo di Kirkkaisen e compagnia, che partivano con 1.28 e hanno già meno di un minuto e quindi a breve si riporteranno anche su Edelman e Gruber. Eccoli qua, 58-59 secondi, tiene anche Churavi lì in mezzo, anche lui sempre nel gruppo. Non lo so, Stecker non so se riuscirà così a tenere, non ce la fa infatti, è quello il mio dubbio, non credo che riesca con questa andatura a tenere. Vediamo la classifica. Denifer, Stecker e Bieler. La proiezione dice che Stecker ha perso 20 secondi nel primo giro, su 4 giri perderebbe 1 minuto e 20, il margine era di 1 minuto, quindi gli altri dovrebbero riportarsi sotto prima dell'inizio dell'ultimo giro. Bene Ruzek, che in qualche modo resta in scia a Kirkkaisen, Manninen, Mohan e Hurvi, però credo che abbia minuti contati anche lui. Mm.
Torniamo sulla gara, un arrivo 3 fra Manninen, Monek e Kircaisen non sarebbe male, Massimiliano. Non sarebbe male, bisognerà capire il rendimento di Kircaisen nell'ultimo giro, perché lui nella seconda parte di gara tende un po' a calare. Intanto Stecker si sta riportando su Denifol. Per quanto riguarda gli italiani, Rungaldier viaggia in 39esima posizione, distante 40 secondi dalla zona punti. Michielli è 42esimo e il suo distacco dalla zona punti è superiore al minuto. Stavo andando a verificare anche Jason Lamy-Chapuis a questo punto, perché è partito tredicesimo, insomma. Sì, è stato raggiunto da Drummel, mentre chi è deludente oggi è Mikko Coxden. Coxden partiva con il pettorale numero 17, quindi mai nella sua storia è andato così bene nel salto. Però evidentemente la forma sugli sci, l'avevamo già capito in occasione dei giochi olimpici, non è più la migliore, ed è stato superato addirittura da alcuni atleti come Drummel, e adesso si accoda Drummel, vedremo se insieme all'austriaco recupererà terreno. 3 km e 9, cambio della guardia, Stecker, Denifol, ma dietro sono sempre più vicini, vediamo Biller che guida il gruppetto con Bro e Runnanen. Esatto, Bro e Runnanen, e poi Edelman e Gruber che vengono raggiunti da Manninen, Mohan, Kircaisen, sì, e Pavel Huravi. E verranno saltati via anche, verosimilmente. Beh, chiaro, comunque guarda, hanno già recuperato rispetto alla testa della gara quasi un minuto in 3,9 km. Stecker ha 33 secondi di margine sul trenino di Mohan e Manninen, credo che, come detto in precedenza, possa essere raggiunto all'inizio dell'ultimo giro, se non prima. Ecco, qualche curiosità, andiamo a vedere anche dietro Gottwald, che l'avevamo visto, fra poco vedremo a che punto è, perché è un Gottwald che ha compromesso moltissimo nella gara di salto, perché ha fatto un pessimo salto beccandosi 2,28 di fatto in partenza, adesso ha guadagnato più o meno una quarantina di secondi, 1,53 circa, era ai 2,5 km. Esatto, chi sta facendo una grande gara è Thomas Drummel, che è già tredicesimo, partiva con il 23, si sta trascinando dietro Kreiner, Lamy-Chapuis, Tande, Coxden e Lacroix. Questi atleti occupano le posizioni dalla 13 alla 18, mentre il Gottwald che hai citato dovrebbe essere 23esimo, staccato di 1 minuto e 15. Esatto. Anche Gottwald sta andando come una moto. Ha recuperato tanto, perché comunque è una sugli sci stretti, se non è uno dei migliori, poco ci manca, credo. Sai che Gottwald ha chance di arrivare quantomeno 12esimo, perché Ruzek al momento è 12esimo, è la sua portata. Credo che si mangerà le mani dopo quel salto, se dovesse andare così, perché veramente ha fatto un salto che è stato un disastro. È vero che c'era anche vento da dietro, ci sono stati dei problemi, però insomma. Lui questa gara aveva la necessità, per quantomeno per continuare a sperare. Ma non nella sfera di cristallo, dai, non diciamo cose che sono esagerate, non sono né cielo né terra. Beh, esagerate. No, cioè, no, non, guarda, Luca, onestamente, non esiste il discorso sfera di cristallo per Gottwald. Gottwald sta facendo la gara su Frenzel per arrivare secondo nella classifica di Coppa del adesso, Mondo. Massimiliano, sono d'accordo con te, però teoricamente se, come abbiamo detto, Chapuis nelle prossime sbagliava qualcosa. Luca, scusami, allora, la Chapuis nelle gare stagionali non ha mai fatto peggio di decimo, ok? Ha 295 punti di margine quando mancano 3 gare alla fine della stagione. Verosimilmente Gottwald come può pensare di poter lottare per la Coppa del Mondo? Ma infatti abbiamo detto che ci vorrebbe un miracolo. La matematica non lo escludeva fino all'inizio della gara. È chiaro che adesso cambiano le cose, però fino all'inizio della gara, onestamente, la matematica non poteva escluderlo. Poi è chiaro che come stanno andando le cose ormai non c'è storia. In realtà era un lumicino, ecco, se vogliamo. Ma neanche quello, guarda, non c'era neanche quello. In realtà Mohan e Gottwald potrebbero diventare contendenti alla seconda posizione, pretendenti, perché Mohan oggi può vincere. Gottwald è difficile che possa entrare nei 10, anche se sta andando molto forte. Frenzel verrebbe saltato via, verrebbe staccato in maniera importante in classifica da Gottwald. A quel punto un Mohan che ti vince le ultime gare può diventare da seconda posizione. Intanto guarda il gruppetto quanto ha di distacco, 27 secondi. 27. Beh, hanno recuperato un po' meno nella seconda parte di questo giro, è segno che Stecker vuole fare sul serio e ha iniziato ad allungare il passo. Probabilmente, non so, o magari ha risparmiato un attimo all'inizio. Sto guardando Rugadier, intanto 39esimo, quindi insomma Michielli 42esimo per quanto riguarda i due azzurri in gara. Sì, Rungaldier in questo momento è distante dalla zona punti 21 secondi, e Michielli qualcosa di più, una cinquantina di secondi, quindi in questo giro hanno recuperato, anche perché i non fondisti iniziano a patire qualcosa man mano che la distanza ha recuperato qualcosa più anche il detentore del trofeo Anssi Koivuranta, che partiva da 2,03, 29esimo, la posizione è sempre la stessa, però è sceso 1,40. Sì, però non ti dimenticare che questa rimonta è su Denifol, l'atleta che ha delle difficoltà serie nello sci di fondo. Intanto Denifol è già del mirino del gruppetto di Manninen, che in questo momento sta tirando a tutta, e qualcuno
inizia a staccarsi, soprattutto a Runner e farà su Abroad, ti direi. Sì, però Mohan ce l'ha sempre inchiodato alle costole, così come Kierkegaard. E 5 km abbiamo detto, Denifeld praticamente saltato 8 secondi da Mario Stecker. Ma credo che sia stato già superato da Manninen e compagnia. In difficoltà c'erano François Abroad, Janne Runnanen, anche Bernhard Gruber potrebbe avere minuti contati. Qui si sta andando forte. E Kierkegaard mi sembra rigenerato rispetto a precedenti uscite. Riesce a tenere bene il passo di Manninen, come ci riesce Mohan. Poi chi c'è lì? Tino Edelman? Ho visto anche François Abroad che sta tenendo comunque, prima si stava staccando, adesso è rimasto lì in scia. E Pavel Hurwi che non vedo più. Vediamo Hurwi. No, 28... Sì, però questo è 5 km. Denifeld non è stato ancora raggiunto in realtà, No, sì, è stato raggiunto e staccato. Credo. Qui siamo su Stecker. Stecker era ai 3 km 9 era stato. Quindi qui siamo su Stecker. Quindi adesso vedremo passare Manninen, Kierkegaard, Mohan. Edelman e Gruber possono tentare di rimanere con questi. Abroad, secondo me, ha i minuti contati. E si stanno staccando gli austriaci dietro, mi pare. 15 secondi di vantaggio su Mohan e Manninen. Adesso anche Kierkegaard inizia a faticare, ha perso qualche colpo. 5 secondi ha perso più o meno. Mentre Biller e Denifeld non riusciranno a rimanere con questi atleti. Ma è anche normale perché il passo che sta imprimendo Manninen è un passo importante. Mi pare che il solo Mohan riesca a essere agevolmente in scia. Edelman adesso è lì, però non credo che ci possa restare. Beh, attenzione perché che vinca Stecker, che vinca Manninen o che vinca Mohan è una vittoria importante. Stecker andrebbe a 11 successi, ma soprattutto vincerebbe ad oltre 16 anni dal primo successo in Coppa del Mondo. Pensa a te. Sì, però sai, Max, io glielo auguro, per carità del cielo, ma mi sembra abbastanza difficile. Guarda qua, una transiberiana. Sì, sì, due transiberiane. Due transiberiane, perché veramente hanno staccato tutto. Stanno facendo il vuoto. Obiettivamente si vede, credo che sia anche visibile a occhio nudo il passo che hanno questi due fenomeni rispetto a Stecker, che pure sta spingendo, ma ovviamente fatica di più rispetto al tandem. Sì, la proiezione precedente dava il ricongiungimento all'inizio dell'ultimo giro, magari sarà leggermente più tardi, però a questo punto Stecker dovrà faticare per arrivare da solo all'arrivo e al traguardo. Intanto Edelman è l'unico che riesce a rimanere con Mohan e con Manninen, mentre da dietro si è staccato Kierkegaard, si sono staccati anche Bernhard Gruber e François Abroad, ma era normale che accadesse questo. Tra le altre cose, era da un bel po' di tempo che non vedevamo Mohan e Manninen uno incollato all'altro, e non so se arriveranno così anche nel finale. Vedremo. Intanto c'è da dire che Gottwald sta facendo una garona e ha già nel mirino Runner e Pavel Hurwi, che sono decimo e undicesimo. Gottwald ha anche staccato Drummel e Coxden, li ha raggiunti e staccati, pazzesco. Direi che a me piace moltissimo anche Drummel, come sta andando. Drummel lo valuteremo di forse è il futuro dell'Austria. Beh, l'età è quella di Erik Frenzel, coi Vorante e Runan, è stato meno precoce rispetto a questi atleti, ma la prossima stagione potrebbe esplodere in maniera importante. Adesso è Mohan che tira, e anche Manninen sta un po' faticando a tenere il passo di Mohan. Eccolo qua, Magnus, sto guardando Jason Chapuis a 49 secondi intanto dalla testa, 7 km e mezzo. Sì, è sedicesimo l'ami Chapuis al momento. Ha cambiato marcia, probabilmente, o sta cambiando marcia. Mohan, dici? Ma no, il passo che hanno voluto imprimere Mohan e Manninen è stato sostenuto fin dal primo metro. Kierkegaard ha dato una mano nel primo giro, poi, come spesso gli accade, è crollato nella seconda parte di gara. Vediamo. Edelman a fatica resta lì, mentre gli altri hanno già una decina di secondi di distacco. Stecker ormai risucchiato. E come da previsione è durato 3 giri. Però attenzione, perché Stecker è uno di quelli che si può accodare e di involata non è facile da battere. Quindi questa gara è ancora apertissima. Sì, c'è da vedere il ritmo che terranno i due inseguitori, perché presumibilmente se vanno davanti Mohan e Manninen sono già davanti. È davanti Mohan con dietro Manninen. Scusa, il ritmo che imprimono, sì, se riesce a tenerlo Stecker, perché io non sono tanto sicuro che riesca a tenere il ritmo dei due. Su un giro secco ci può provare, normalmente dovrebbe essere più in difficoltà Tino Edelman, però
spesso e volentieri abbiamo visto degli andamenti di gara piuttosto strani. Per quanto riguarda Gottwald, si è portato a 4 secondi dalla settima posizione di Kircheisen. Io avrei detto primi 10, però primi 7 mai. Addirittura, se va forte nell'ultimo giro, può chiudere addirittura in quinta piazza, perché Gruber e François Brodo non sono così lontani. Una gara strepitosa quella di Gottwald. Teoricamente dovrebbe essere il più veloce in questo momento Gottwald sugli sci stretti, teoricamente. Sì, perché Gottwald è partito con un distacco di 2,28, sta andando nettamente più forte anche rispetto a Manninen e Mohan. Una prestazione incredibile quella di Gottwald odierna, non ci sono aggettivi per definirla. Davanti restano in quattro, ma dietro a questi quattro potrebbe arrivare proprio Gottwald. Incredibile davvero. Se non avesse perso tutto quel, se non avesse accumulato quei 2:28, probabilmente parleremo di un'altra gara per Gottwald. Senza dubbio, gli bastava saltare 3-4 metri più lungo del salto e se l'andava a giocare, anzi probabilmente andava anche a vincere. Comunque andiamo a vedere Magnus Mohan che sta facendo l'andatura dietro a Numaninen, Stecker che continua a tenere Edelman, quello a chiudere il trenino di testa dopo 21 minuti di gara. Edelman sempre molto scomposto nei tratti in salita, è quello che oggettivamente fa più fatica. È chiaro, in volata Mohan e Manninen sono fortissimi. Ai tempi pre-ritiro di Hannu Manninen, in genere era il finlandese ad avere la meglio su Mohan. Non dimentichiamo che Manninen ha disputato anche una finale biolimpica nella prova di sci di fondo sprint, questo nel 2002, quindi atleta molto molto veloce. Edelman forse si è reso conto che Stecker è un po' in difficoltà e cerca di sopravanzarlo, però è difficile che Edelman possa rivaleggiare con gli altri due in volata. Tra le altre cose tu hai detto scomposto, se ben ti ricordi Edelman su una salita olimpica ci ha piantato anche una bella caduta. Bravo, è quello un particolare importante, perché quella caduta ha fatto sì che la Germania non potesse lottare per la medaglia d'oro. È vero. Io non ci pensavo, però no, in effetti è un aneddoto molto molto appropriato alla situazione attuale e alla tecnica di Edelman, che però riesce a sopravanzare Stecker e lo stacca. In difficoltà Stecker. Mentre Manninen mi sembra brillantissimo. Addirittura qui va a sopravanzare Mohan. È bello fresco. Sai che ti dico, non mi dispiacerebbe vedere la volata fra loro due, fra Manninen e Mohan. Eh sì, ripeto, per Manninen 3 vittorie all'Acti, 2 per Magnus Mohan. Vedremo che cosa succederà. Stecker alza bandiera bianca definitivamente. Edelman in qualche modo resta attaccato lì e potrebbe arrivare un podio per lui, ed è un buon risultato considerando che nell'ultimo mese Edelman ha combinato niente. Vediamo dietro cosa accade, perché François Brodde e Bernhard Gruber erano nel mirino di Gottwald. Gottwald 18 secondi, pazzesco. Non sono più nel mirino, li ha superati. 2:28, da 2:28, parliamo di 2 minuti, praticamente 2 minuti abbondanti succhiati. Sì, però c'è una spiegazione, tracciato impegnativo con tanti sali scendi e molto adatto alle caratteristiche di Gottwald, che quando il tracciato diventa duro è il più forte di tutti. Magari sui piani paga qualcosa rispetto a Mohan e a Manninen, ma quando c'è tanta salita come lui nessuno. E attenzione, potrebbe andare a prendere anche Stecker, perché Stecker mi sembrava un po' in crisi. Siamo 8,9 km e si sta difendendo bene tutto sommato Tino Edelman. Mi sembra che un po' rassegnato Stecker. Stecker ha proprio mollato. Ma anche perché non ce la fa, probabilmente non ce la fa a sostenere il ritmo di questi qua. Pensavo saltasse anche Edelman, ti dirò. Deve guardarsi le spalle Mario Stecker dal ritorno di Gottwald. La Misha Pui comunque è buon decimo ed è in lotta per la nona piazza con Thomas Drummel e Christoph Bieler. Christoph Bieler verrà staccato, anche Kircheisen è completamente saltato, a breve verrà sopravanzato da Drummel e la Misha Pui. Ormai Kircheisen ci ha abituato a questi andamenti di gara. Per quanto riguarda gli italiani, Michieli 38esimo e Rungaldir 36esimo, la zona punti per Rungaldir non è così lontana, una decina di secondi, vediamo se ce la farà. Guadagnato ancora Drummel, nono, nelle prime 10 posizioni con 40 secondi. Sì, è davanti alla Misha Pui, però godiamoci questa volata per il successo tra Mohan e Manninen. Magari il passato e il futuro. Con chi stai? Non lo so. Non ti vuoi sbilanciare? No, non saprei veramente che cosa dire. No, ma anche perché è difficile, io credo che sia un 50-50. Mi piacerebbe Manninen, perché potrebbe andare ancora alla caccia delle 50 vittorie in carriera. 48 vittorie, ma io credo che lui ci pensi in questo momento. E partiti praticamente assieme, anche se... Vediamo, questi sono due grandi della volata.
e due fra i più grandi della combinata nordica. Beh, insomma, Mohan in questo momento non può stare nella stessa frase con Manninen come più grande, però vedremo se ci riuscirà col tempo, no. Non ce n'è andato, per Manninen che si rialza. È andato, non ce l'ha fatta nel finale. E quindi arriva la vittoria per Mohan, numero 17 in carriera, il settimo all time in questa graduatoria. Per Manninen c'è il podio numero 89, che è tanta roba, e esulta anche Edelman, che a sorpresa è terzo. Praticamente un terzo di quelle di Manninen, detto facendo quattro conti, in Coppa del Mondo ovviamente. Dicevi, non ho capito. Ho detto praticamente vittoria 17 contro le 47, ci sono solo 30 vittorie di differenza. Sì, ce ne sono solo 30, però Mohan ha ancora tanti anni davanti a sé. Gottwald, ottimo quinto, miglior tempo sugli sci, nel finale ha perso qualcosa perché Mohan e Manni ne hanno sprintato, e via via tutti gli altri. Bene Bernhard Gruber, in ogni caso dovrebbe essere sesto, giusto? È lui il sesto? Gruber, no, è Brod, sesto. Brod. No, è Gruber, aveva sbagliato la grafica con Brod settimo. Grande François Brod comunque. Sì, miglior risultato per lui in stagione. Anzi, bene tutta la Francia, perché sesto, settimo, decimo e undicesimo. Perché anche la Croix si è difeso bene, mi sembra. Sì, lo stesso Drummel, che abbiamo pubblicizzato molto, chiude in nona posizione e va a eguagliare il suo miglior risultato in carriera. Kircaisen dodicesimo, con una seconda parte di gara decisamente negativa. Kircaisen, e poi tutti gli altri. Kircaisen comunque ha questa tendenza, almeno in quest'ultimo anno, a perdere proprio a non riuscire a tenere per tutti i 10 chilometri, ad avere un cedimento. Quest'anno l'ha fatto diverse volte, quasi sempre, ti direi. Quindi è un problema. E teniamo presente una cosa, che qua sono 10 chilometri, non sono più 15 come, come era una volta. A parte che forse sarebbe meglio ritornare a due forme diverse anziché fare sempre tutte le gare di fondo sui 10 chilometri, ma questo insomma ne avevamo già parlato. Intanto la classifica di Coppa del Mondo, la Misha Pui ha già vinto e non è lui che ci interessa. Gottwald oggi porta a casa 45 punti, ne perde 55 rispetto a Mohan, che invece vince. Mohan sale a 6,42. Gottwald con i 45 punti dovrebbe andare a 719, mentre Frenzel è nel mezzo, ma credo che Gottwald abbia buone chance di difendere quella seconda posizione dall'attacco di Mohan, anche perché mancano solo due gare. Certo che Mohan le può vincere tutte e due, e a quel punto Gottwald avrebbe bisogno di podi in serie per difendersi. Tanto che sfortuna Rungaldir 31esimo. Mi sentirei di dirti che nel gruppo di testa quello che è andato peggio di tutti oggi è stato proprio Frenzel, che non doveva assolutamente mancare questa gara. Però c'è una spiegazione, ha saltato con vento da dietro, in genere lui non è competitivo. Intanto sta arrivando anche Michielli, che dovrebbe essere o 36esimo o 37esimo, direi più 37 che 36, battuto da Coivuranta, da Tallos, Coivuranta è addirittura, vediamo, Coivuranta è arrivato 30esimo, mi dice la grafica. 29esimo. Ho visto che si è rialzato un po' nel finale Gottwald, ma ci stava tutto. Sì, ha visto che non poteva riprendere Stecker e quindi ha tirato i remi in barca. Però considera che fino a 1,1 km dall'arrivo era comunque 18 secondi, era quinto. Sì, invece Frenzel di punti ne prende 14, sale a 6,75. Quindi insomma Manninen si porta a un distacco di una trentina di punti abbondanti rispetto a Frenzel. La qualifica della gara di salto sempre qui da Lahti, questa è la classifica finale. Dunque la vittoria per Mohan davanti a Manninen, Tino Edelman, che comunque ha saputo difendersi in maniera piuttosto egregia. Sì, mi ha stupito, non mi aspettavo un risultato del genere. Per l'Italia Rungaldir 31esimo, mentre Michielli chiude 37esimo. Mi aspettavo qualcosina in più, vedremo se domani la musica sarà diversa, in positivo chiaramente per l'Italia. Dunque questa è la classifica finale. Ultime considerazioni, Peter Tande, che qui lo vediamo molto molto lontano, speriamo anche per lui domani cambi un po' qualcosa. L'appuntamento ovviamente per la combinata nordica è per domani, mentre per gli appassionati di salto è alle 18. Un saluto da Lorenzo.